Complessità per le piccole e medie imprese significa fondamentalmente crescere, aver voglia di svilupparsi. Per questo tipo di imprese la complessità significa sopravvivenza. Soltanto con la complessità io riesco a generare risultati economici. Questa complessità si declina sotto diversi aspetti: l'assetto proprietario, la struttura manageriale, il modello operativo aziendale, l'assetto internazionale, la strategia di crescita, la dinamicità del business inteso come settore, il modello produttivo, il modello distributivo logistico e il modello commerciale. I sistemi ERP sono una tecnologia molto adeguata ad aiutare le imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, a sopravvivere dentro un sistema complesso, vaccinandole, per quello che riguarda il fronte Information Technology, dalla complessità. Il sistema informativo è uno dei primi strumenti di cui un'azienda si dota quando inizia a crescere. Ci sentiamo di aver messo a disposizione uno strumento utile, che è una web survey che consente all'imprenditore di capire, rispondendo a una decina di domande, quali possono essere nell'immediato o quali sono già in concreto le dimensioni di complessità con cui la sua azienda si confronta. Relativamente poi ad ogni dimensione abbiamo cercato di dare un consiglio, un suggerimento su come affrontare la complessità. Dalla ricerca è emerso che effettivamente molte delle aziende che hanno adottato soluzioni ERP come quelle proposte da SAP e dai suoi partner hanno gestito la complessità anche grazie al supporto dato da queste tecnologie. Grazie a questa ricerca abbiamo confermato che quelle 10 dimensioni sono le reali dimensioni di complessità delle aziende e abbiamo anche trovato un paio di elementi nuovi: il modello di controllo e la compliance. Ci siamo interrogati su come potevamo aiutare le piccole e medie imprese a competere in un contesto sempre più articolato. In questo contesto abbiamo deciso, in collaborazione con Sda Bocconi, di sviluppare questa ricerca che aveva appunto l'obiettivo di analizzare i nuovi indici di complessità delle piccole e medie imprese e di come oggi possono gli investimenti IT aiutare a sviluppare nuove strategie di business per competere nel mercato nazionale ed internazionale.